Ecco, buonasera, ben arrivati. Vedo che per me è la prima volta che faccio qui una lezione il venerdì sera, perché nel passato, anche quando ne facevo per Beethoven 8, 6 per Chopin, eccetera, facevo solo due, quindi sempre lunedì a giovedì e poi si faceva interruzione questa volta. Io spero che per domani sera comunque non mi tradirete, nonostante sia sabato e non... Quindi oggi parlerò di un altro aspetto di Liszt con i suoi riflessi, quello di Liszt come il grande innovatore e come uno che porta avanti verso il Novecento, verso tanti correnti, anche i suoi rapporti con altri compositori, un pochino come sta anche nell'ambito della storia della musica. È una situazione molto paradossale con Liszt. A differenza della suoneria di ieri sera, del fischietto, qualcuno sa cos'è stato ieri sera? No, nessuno ha mai... Questo è un problema, un mistero, come c'è un pezzo di Charles Ives che si chiama L'enigma eterno, cose del genere. Questo è un enigma che nessuno è riuscito a spiegare esattamente cosa, di che cosa si trattasse. Non sì. Anch'io all'inizio però è durato troppo. Io pensavo suoneria di un telefono, suoneria strana di un telefono. Sì, no, però ha cominciato durante il secondo pezzo, Ave Maria, e ha smesso durante il terzo pezzo. E tipicamente ha cominciato durante il momento pianissimo. E un'altra cosa, ora che ne parliamo di cose serie, perché... No. Non ci credo perché era talmente alto come suono. C'è uno che dorme e russa e lo sento, ma quello è un altro. Sì, è già russa durante il primo pezzo. Ma che suoni? Una cosa, voi siete forse troppo abituati a stare al cinema. Voi siete forse troppo abituati ormai a stare al cinema o davanti al televisore dove voi ascoltate, ma chi suona o chi recita, no. Invece io, tutto quello che voi sentite, sento anch'io. Cioè, acusticamente la cosa va in due direzioni, quindi quando si russa lo sento, quando si parla lo sento. Io ho seguito durante tutti i concerti con l'orchestra, innanzitutto lì perché il pianoforte spesso sta al bordo del palcoscenico, ho seguito conversazioni intere. Anzi, una mi ricordo che era di carattere particolarmente, diciamo, sì, intima e unta, diciamo, che quasi mi rinfresceva quando dovevo cominciare a suonare. Avrei voluto chiedere a queste due signore di continuare dopo, ma... No, e siccome... E c'è stata una sola suonata di telefono, che è stato anche interrotto quasi subito. E questo qui invece è continuato per un bel po'. Un'altra cosa che è evidente per me personalmente è che io avrei una spiegazione, ma è una spiegazione solo personale, perché quando suono l'Esprit de Joie o un altro pezzo molto rumoroso, Hexameron non tossisce nessuno. E invece, quando suono il pezzo più piano, più sfogliato, per così dire, allora c'è veramente tutto un tratto, abbiamo un'epidemia, no, secondo me lì c'è anche, io, la mia teoria è questa, sentite, ho una teoria per questo, che ognuno di noi ha bisogno di manifestare la propria esistenza, il ritmo di questo desiderio però dipende molto da persona in persona. E ad un certo momento qualcuno sta lì e dice che in questo silenzio, quasi silenzio, devo comunque manifestare che io sono qua. Allora tossisco. E poi ovviamente questo diventa contagioso. Che tossire è contagioso è ben saputo, come sbadigliare. Però io preferisco, francamente, quando sto suonando che si sbadigli. Almeno questo normalmente non si sente.
non mi preferirei che non sbagliasse neanche, ma insomma, tra le due cose è meglio. No, va bene. Però è vero che qualche volta, innanzitutto la cosa che più, se posso dirlo così, ora che dopo tanti anni ci conosciamo, la cosa che più mi infastidisce è quello che tossisce la penultima nota del pezzo. O io che sto preparando con grande attenzione di fare la sonorità giusta per l'ultima nota, e proprio a quel momento tossisce. Perché praticamente significa che tutti i miei sforzi sono in vano, che non... No, capisco. Sì. Guardi che anch'io, no, non so, io, non, francamente, che io non so se mi è mai venuto a tossire durante il concerto, però starnutire sì. E quello è terribile, perché è quasi impossibile trattenere, però almeno è breve, però è terribile, è esplosivo. Però lo faccio sempre quando la musica è forte. Perché con la musica forte almeno, ma va bene, così. Dunque, dicevo, con Liszt abbiamo una situazione affascinante e paradossale, perché non solo Liszt è capace di grande volgarità, di grande ricerca al successo facile, al successo spettacolare, al successo che, visto dal punto di vista artistico, viene considerato più buon mercato, diremmo in inglese, meno convincente, meno alto come alta arte, diciamo. Difatti, si può dire che non solo è colpevole di essere caduto nella trappola dello spettacolare, ma spesso, o del cattivo gusto, ma spesso è stato quello che ha più o meno inventato il cattivo gusto. Molte delle cose che noi troviamo di cattivo gusto in Liszt, o di volgarità, o di troppo enfatico, sono non solo elementi che lui ha copiato di altri, ma sono elementi originali, sono elementi che gli altri poi l'hanno imitati, più che altro, l'hanno imitato spesso le cose peggiori. Io stasera parlerò di due casi, di Debussy e Balfour, che hanno imitato, o imitato non sarebbe la parola giusta, hanno seguito sentieri tra le cose più positive, più interessanti, più significative di Liszt. Però il fatto è che moltissimi compositori, che per fortuna molti di cui non si suona più, hanno preso proprio le cose peggiori. Ma è incredibile poi pensare, paradossale, pensare che questo stesso compositore, che non solo era capace di cattivo gusto, diciamo, però che quasi andava alla ricerca di cattivo gusto per creare questi successi spettacolari, era fin dall'inizio un grande appassionato di tutto quello che era nuovo, rivoluzionario, l'avanguardia, insomma, e ancora con questo senso di grandi contrasti. Contrasti che abbiamo vissuto un pochettino ieri sera con Harmonie Poétique Religieuse, contrasti in un altro senso, ma questi contrasti sempre molto violenti. E quello che è anche interessante è che sarebbe forse più normale, ragionevole, diciamo, se ci fosse stato un periodo di cattivo gusto in Liszt, seguito da un periodo di avanguardia, di grandi interessi, eccetera. Ma non è stato così. Abbiamo già visto, per esempio, nel frammento della prima versione di Harmonie Poétique Religieuse, che vi ho fatto vedere altro ieri, che è già molto rivoluzionario, che già all'inizio della carriera Liszt era un appassionato del nuovo, dell'innovazione, della novità, di trovare e seguire strade nuove nella musica, nell'arte, nella vita. Difatti, una degli aneddoti più significativi, secondo me, del giovanissimo Liszt è proprio che aveva 18 anni, 19 anni forse al massimo, quando
andò alla prima assoluta, la creazione della Sinfonia Fantastica di Berlioz, che sotto alcuni riguardi bisognerebbe considerare come il de plus ultra dell'avanguardia per il momento. Certamente uno dei pezzi più rivoluzionari nella storia della sinfonia, che le uniche cose più o meno contemporanee che si potrebbe paragonare per la novità assoluta sarebbero stati i quartetti di Beethoven, gli ultimi quartetti di Beethoven, che probabilmente Liszt non ha sentito all'epoca, avrà sentito solo dopo, perché non venivano eseguiti in pubblico. E sappiamo, è molto, molto noto, molto, molto famoso, perché è stato un fiasco. Poi, povero Berlioz non aveva neanche potuto pagare per la partitura, praticamente la partitura è stata tolta dopo l'esecuzione, non aveva più, e che lui aveva pagato per il concerto dalla tasca, che non è poi, era, non era uno studente, ma non aveva quasi niente, e il concerto è stato, c'era poca gente, reazione molto negativa, però alla fine del concerto arriva questo giovanotto ungherese, che dice che praticamente mi ha assalito, era talmente entusiasta, talmente emozionato, talmente felice. E poi c'è stato poi uno seguito, perché Liszt, quando si è reso conto che non esisteva la partitura, che non c'era la possibilità di altri esecuzioni, anche se tutto sommato un giovanotto di 19 anni non aveva ancora questi grandi mezzi di fare la propaganda musicale che poi ha avuto 10 anni dopo, 20 anni dopo, quando ormai Liszt era il musicista più famoso del mondo, e nel 1830 non era ancora famoso. Comunque lui riuscire ad avere una copia della partitura per il tempo di fare una trascrizione pianistica, cui ho fatto un frammento qui, credo, sì, certamente 6 anni fa. E di quella trascrizione è infatti stato fondamentale nella carriera di Berlioz, perché Liszt poi mandò questa trascrizione a suo amico, allora amico, Robert Schumann, che aveva già la sua rivista musicale, e solo dalla trascrizione pianistica di Liszt, Schumann, che non aveva mai visto la partitura, non aveva mai visto la sinfonia, situazione che oggi avremmo trovato assolutamente quasi criminale, per un giornalista di fare una recensione su un pezzo che non aveva mai sentito e non aveva mai visto la partitura. Comunque, la recensione molto positiva di Schumann sulla Sinfonia Fantastica di Berlioz praticamente è stato l'inizio della carriera di Berlioz, innanzitutto la fama internazionale di Berlioz. E questa alleanza di Liszt con Berlioz è rimasta. Io non so a che punto Berlioz fosse veramente studiato la musica di Liszt, ma Liszt rimaneva molto, molto fedele a Berlioz, innanzitutto quando Liszt aveva il teatro a Weimar, dopo il 48, lui ha dedicato un festival, lui ha creato la Dannation des Faust, è stato il primo, ha fatto la prima assoluta, e di tante cose. Berlioz poi è diventato un po' amaro, perché si è visto un pochettino sostituire nelle grazie di Liszt con Richard Wagner, però Liszt continuava a mirare, a proporre e a suonare Berlioz, a dirigere, perché non ha scritto per pianoforte, fino alla fine della sua vita. Quindi questa era un po' la prima manifestazione concreta di questo aspetto anche molto simpatico di Liszt. Ma si vede già anche nelle prime composizioni questo desiderio di Liszt di assorbire tutto, di conoscere tutto, difatti qualche volta il problema di Liszt è che è con questa curiosità infinita e questo desiderio di trovare tutto, che non ha un senso di autocritica, non ha il senso di come selezionare o di selezionare con cautela, e manca un po' qualche volta la prudenza nelle scelte. Questo per me è un elemento anche quasi di fascino, però certamente è uno dei motivi perché così pochi compositori e musicisti del nostro tempo apprezzano Liszt. Liszt non è molto amato, più ora che non 50 anni fa, ma certamente per me è forse il compositore più sottovalutato, in parte per questa tendenza, anche in parte perché purtroppo i pezzi più conosciuti sono spesso con Liszt quelli più
spettacolari che contengono più degli alimenti di cattivo gusto o che possono essere considerati come cattivo gusto, innanzitutto se presi fuori contesto. Se andiamo avanti con i contatti che Liszt ha avuto, Liszt continuava a sostenere anche, a parte Berlioz, anche Robert Schumann, lì ne parlerò quando arriviamo alla sonata, è una cosa difficile perché mentre Berlioz almeno faceva finta di ammirare Liszt, che si trattava di un'ammirazione reciproca, e poi anche se lui aveva solo 8 anni più di Liszt, c'era un po' di differenza d'età, quindi Schumann e Liszt erano praticamente coetanei, erano stati amici, alleati all'inizio e poi si sono un po' separati. Però Liszt continuava a sostenere Schumann e continuava a far suonare pezzi di Schumann quando ormai non piaceva più, per esempio le tre scene di Faust, che lui dirigeva, ha diretto anche la prima assoluta, ha continuato a dirigere anche altre cose di Schumann. Ovviamente il contatto con l'avanguardia più interessante e più significativo di Liszt è quel contatto con Wagner, che è molto complicato. A proposito, farò un discorso proprio solo su quell'argomento a Lucca, credo il 15, se interessa qualcuno. No, non è qui. 18, grazie, il 18. Ecco. Quindi questo sarà solo un po' in anticipo, perché non io parlo del programma, però questo è un rapporto molto affascinante, abbastanza unico nella storia della musica, innanzitutto per l'influenza reciproca. Un altro caso di influenza reciproca che si può trovare nel Mozart e Haydn, cioè di un compositore che influenza l'altro, ma l'altro che influenza. Quindi, però Mozart e Haydn è abbastanza diverso perché c'era una grande diversità di anni, praticamente Mozart viene a conoscere Haydn e ne trae un grandissimo profitto, cioè gli apre moltissime porte nuove, però è quello che fa con questa influenza, con questa conoscenza di Haydn, poi Haydn vede il frutto e anche lui rimane molto impressionato e trasformato da quello che Mozart ha fatto con le sue idee, diciamolo così. Mentre non è una cosa continua, tra due coetanei è praticamente un'evoluzione insieme continua, è un'evoluzione verso cose completamente nuove, anche perché lì quello che cambiava innanzitutto era Mozart e poi ha trasformato Haydn. I primi incontri tra Liszt e Wagner erano molto superficiali e consisteva in gran parte di suscitare l'odio e la gelosia di Wagner. Una volta, per esempio, Wagner era andato a sentire il concerto di Liszt durante gli anni che Liszt faceva i soliti recital, i soliti concerti in pubblico, e Wagner ha scritto a qualcuno dopo il concerto che sì, era fantastico come aveva suonato la sonata di Beethoven, che aveva suonato, credo che fosse la Tempesta, ma poi chi suona la trascrizione di Meyerbeer dopo la sonata di Beethoven dovrebbe essere impiccato in pubblico, e quindi non è così faceva Liszt, insomma. Però bisogna anche ricordarci che Liszt era l'unico ad andare in giro a suonare le sonate di Beethoven, mentre tutti gli altri suonavano le trascrizioni di Meyerbeer. Quindi, però forse faceva vedere la vulgarità delle trascrizioni di Meyerbeer in compagnia delle sonate di Beethoven o delle opere di Schubert o di Chopin, che suonava anche. Un'altra volta Liszt è venuto a sentire un'esecuzione di Rienzi, però che veniva in compagnia con la Lola Montez, che si era più o meno attaccata a Liszt. Non si sa veramente che esattamente di quello, ma Lola Montez era in quel momento la bella donna più malfamata di Europa. Era stata l'amante del primo re di Baviera, eccetera, ma insomma, e quindi Wagner era inauridito, come quasi tutti i compositori tedeschi, molto puritano, nonostante le sue avventure, ma lui parlava di questa donna dipinta, si sentiva in gran imbarazzo dall'arrivo del famoso Franz Liszt, eccetera, eccetera. Però l'amicizia vera, e poi l'alleanza anche, e il periodo di influenza, comincia praticamente nel periodo della composizione delle armonie poetiche religiose, cioè quando Liszt finisce il periodo delle grandi tournée
e prende la posizione stabile a Weimar, quando aveva deciso praticamente di lasciare la vita volgare, brillante, e di dedicarsi alla composizione, alla direzione d'orchestra, alla posizione di uomo di cultura. E Liszt, innanzitutto, credo che cominci piuttosto con Liszt, che sente l'opera Tannhäuser di Wagner e ne rimane assolutamente meravigliato, molto molto entusiasto. E Wagner poi comincia a scoprire le cose di Liszt. E c'è questo periodo di... innanzitutto, però, tutti e due vivono un momento, sono quasi coetanei, anche se dopo Liszt diventerà il suocero di Wagner, la differenza di età è di meno di 2 anni, meno di 1 anno e mezzo, quindi sono super giù della stessa età. Però Liszt è già molto affermato, molto famoso, molto ricco. Wagner, che non è mai stato proprio ricco, anche se spendeva soldi come Oricone, Wagner era, sì, aveva fatto un certo nome, era Kapellmeister a Dresda, eccetera, eccetera, però non era, non aveva certamente la fama né il nome di Franz Liszt. E poi, però tutti e due erano una fase della vita di grande evoluzione, anche personale. Wagner perché era stato espulso dalla Germania, difatti è stato Liszt, come vi ho raccontato l'altra sera, che praticamente l'ha salvato e ha fatto tutto il complotto della fuga dalla Germania verso la Svizzera. E mentre quindi Wagner cambiava tutto, cioè era la rottura col passato, per un po' di anni non ha composto, era dopo la composizione di Lohengrin e prima della composizione del Ring, lui concepisce tutto un nuovo mondo, un nuovo teatro, nuove possibilità dell'opera, del dramma musicale, e scrive una serie di saggi, di articoli, di libri, che per lui era sempre segno di momento di preparazione per la vera creazione artistica. Esattamente il periodo quando lui conosce Liszt, e quando viene a conoscere Amor di Poetica Religiosa, la Sonata, i primi poemi sinfonici, Faust Symphony, tutto quel periodo, quando Liszt ha questa grande influenza, che Wagner è aperto, è disponibile, perché lui sta cercando qualcosa di nuovo e trova in Liszt quello che gli serve. Liszt al tempo stesso anche, perché Liszt ha abbandonato il pianoforte, il grande pianista, Liszt ormai Kapellmeister, quindi anche lui è in momento di ricerca di mezzi nuovi, di strade nuove, anche se Liszt era sempre un po' alla ricerca di mezzi nuovi, di strade nuove, quindi momento giusto per tutti e due, momento abbastanza magico. Devo dire che sono attaccato? Mi sentite? No. Ora? Sì. Liszt era semplicemente forse troppo forte. È troppo basso? Sì. Liszt ha sempre pubblicamente dichiarato la sua passione per Wagner. Infatti Liszt ha anche detto varie volte in pubblico che è quello che probabilmente ha molto arrabbiato Berlioz, che si considerava fortunato di vivere nello stesso momento del grande genio dell'Ottocento, Richard Wagner, ma lui considerava Wagner come assolutamente il grande compositore del momento. Wagner non era generoso di carattere e non era disposto a fare grandi complimenti a nessuno, e difatti ci sono 2 episodi però completamente contrastanti che ci fanno vedere quanto Wagner era conscio di quanto doveva a Liszt, anche se non gli piaceva ammetterlo. Uno è una lettera molto famosa che ha scritto poco dopo la composizione di Tristan, che è forse il suo capolavoro, e forse il testo di Wagner dove l'impronto listiano è più chiaro. Anche se non contiene una citazione di Liszt, mentre Valkyrie ha una citazione completamente come una sorta di omaggio a Liszt. Difatti c'è un episodio abbastanza comico, che una volta che Liszt ascoltava un passaggio di Wagner, era insieme con sua figlia, che nel frattempo era diventata la moglie di Wagner, e dice, quando arriva questo passaggio, dice a sua figlia, ma almeno la gente sentirà la mia musica ora, che forse è un po' amaro in questo caso. Wagner ha scritto, c'era stato un articolo
di uno dei apostoli di Wagner, che parlava del linguaggio armonico da Tristan e di quanto doveva alle innovazioni armoniche di Liszt, innanzitutto di certi dei poemi sinfonici e della sonata in minore. E Wagner scrive, Wagner è furibondo con quello lì, e difatti vuol rompere completamente, vuol trovare un modo di screditarlo, eccetera, eccetera. E scrive una lettera a un altro dei suoi apostoli per dire che noi, tra di noi, è un conto dire che dal momento che ho conosciuto Liszt sono diventato un ganz anderer Kerl, un tipo completamente diverso, innanzitutto dal mio linguaggio armonico, quindi lo ammette. Però queste sono cose che noi dobbiamo tenere tra di noi, perché il pubblico non capirà. Questo, prima che noi accusiamo troppo Wagner di chiusura, di invidia, di meschinerie, eccetera, bisogna dire che nell'Ottocento ancora è vero che per il pubblico l'artista riceveva direttamente l'ispirazione da Dio, insomma, che è una cosa quasi magica, demiurge, e quindi di dire, di dimostrare che questa idea mi è venuta, l'ho sviluppata, è mia ormai, però non capivano la differenza tra imitazione e influenza. E quindi aveva, cioè quello che diceva non aveva tutti i torti nel contesto del momento, però rivela comunque che Wagner sapeva benissimo di quanto doveva lì. E c'era una sola occasione quando Wagner pubblicamente ha riconosciuto il suo grande dovere a Liszt, era nella festa alla chiusura del primo festival a Bayreuth, cioè quando avevano completato la prima assoluta del Ring, davanti solo ai musicisti, ma tutti i musicisti, cantanti, orchestra, direttore Hans Richter. Wagner fa un brindisi a Liszt dicendo che senza di lui il suo appoggio, il suo aiuto, la sua ispirazione e anche la sua influenza, la sua musica, non avrei potuto fare niente di questo. Questo almeno è stato un momento di riconoscimento, che è poco, ma insomma, con Wagner è già qualcosa. Un altro aspetto di Liszt, parlando di Liszt come innovatore, che è molto interessante e molto raro, quasi fosse unico, è che continuava fino alla fine della sua vita, che lui continuava a cercare strade nuove. Difatti, la musica più nuova, più moderna, più originale di Liszt viene quasi tutta dall'ultimo periodo, anche viene da tutti i periodi, come ho dimostrato anche dal primissimo Liszt, ma tutto l'ultimo periodo consiste di composizioni molto personali e molto aperti a ogni novità. Lui è pronto anche a 70 anni di trovare ogni possibile cosa. Senza parlare di qualcosa, viene a conoscere, per esempio, certe tradizioni musicali ungheresi che sono completamente fuori di quello che aveva conosciuto prima, e lui subito vuol comporre in quel modo. E difatti vedremo il frutto, uno degli esempi del frutto di questa esperienza. Questa apertura è raro. Spesso è vero che l'artista vecchio continua a dare nelle sue proprie strade e arriva in punti nuovi e inaspettabili. Beethoven, o anche nel caso di Beethoven, ovviamente abbiamo il fattore della sordità, dell'isolamento personale, eccetera, eccetera, ma ci sono molti artisti, ci siamo, insomma, che arrivano nella vecchiaia, però c'è un'evoluzione continua. Non credo che siano stati influenze da fuori o conoscenze o esperienze, è semplicemente l'evoluzione continua dell'artista stessa. Invece con Liszt lui continua ad assorbire un po' tutto, continua anche ad avere contatti importanti anche con giovani compositori, con Saint-Saëns per esempio, poi con tutti i compositori che venivano a Roma dalla Francia, perché questo è un elemento anche importante per il futuro di Liszt dopo la sua morte, perché infatti che innanzitutto era in Francia che l'ultimo Liszt era conosciuto, perché in Francia al Conservatorio di Parigi c'era il Prix de Rome, il premio di Roma, e i vincitori, compositori o pittori o tutti gli artisti andavano a passare anche degli anni a Roma, che veniva considerato ancora come un po' un pellegrinaggio artistico per loro, e molti di loro, come Debussy ad esempio, conobbero Liszt
e lì conobbe loro anche. Quindi c'è stato anche questa contagione importante in questo caso. List di UC proprio arriva lì. E proprio da lì anche, che in un'epoca quando edizioni, uno degli elementi più importanti da riconoscere dell'ultimo list, tutto list dopo Weimar, cioè dopo 61 significa per gli ultimi 25 anni della sua vita, e siccome aveva abbandonato la carriera pianistica e si era dedicato alla composizione e innanzitutto alla propaganda musicale, a girare il mondo a far suonare i propri pezzi, ma anche a far conoscere tutta la musica che lui considerava come di grande valore e tutto quello che era nuovo innanzitutto, non era più interessato a far pubblicare le sue composizioni. E moltissime delle cose dell'ultimo list o non furono pubblicate, o furono pubblicate in modo molto limitato e poi furono quasi subito dopo fuori stampa, introvabili. Posso dire che quando ero studente, 40 anni fa, moltissime delle cose dell'ultimo list, innanzitutto, erano del tutto improbabili. Cominciavano ad essere pubblicati dalla società listiana inglese e poi poco a poco c'è stato poi l'edizione Budapest. Altrimenti molte cose esistevano solo in vecchie edizioni russe o queste vecchie edizioni francesi. Erano molto limitate e qualche volta molto molto difficili da trovare. E quindi molte, e stranamente alcuni dei pezzi dell'ultimo list che si conoscono, per esempio anche la Bagatelle senza tonalità, che è il programma, che è uno dei pochi pezzi dell'ultimo list che anche si suonava 40 anni fa. Secondo me, a parte che il titolo anche molto appariscente, senza tonalità, allora si capisce subito che è insolito, nuovo, rivoluzionario, ma non più rivoluzionario di tanti altri pezzi di quell'epoca e certamente meno bello. E perché? Proprio perché era stato pubblicato. Era uno dei pochi pezzi dell'ultimo list che si trovava facilmente. E questo è un elemento anche un elemento molto interessante anche che va insieme con questa mancanza di desiderio di pubblicazione, che con poche eccezioni sembra che non interessasse neanche a far suonare i suoi pezzi. Quando per esempio i suoi allievi proponevano di suonare i pezzi del loro maestro che loro adoravano, stimavano, eccetera, lì quasi sempre diceva no, molto meglio di no, molto meglio di no, che sarai criticato, sarai giudicato male, non ti prenderanno sul serio come artisti, ti prenderanno solo come mio allievo, molto meglio non suonare la mia musica. Cioè era anti-ambizioso, sembrava, dopo essere stato talmente ambizioso, talmente uomo del mondo, negli ultimi anni è proprio l'opposto, quasi ostacola le pubblicazioni o le esecuzioni dei suoi pezzi, che è una situazione, e che viveva artisticamente isolamento quasi completo. Cioè, gli allievi sapevano che lui stava scrivendo. Una cosa interessante è che lui era molto molto attivo, cioè ha scritto moltissima musica negli ultimi anni. Una delle, infatti c'è anche lì, molto colorito, il rapporto tra Wagner e Liszt, perché Wagner, come avviene spesso con i compositori e con gli artisti, dopo un certo punto era malato, non stava molto bene e diventava sempre più sterile come compositore. Scriveva sempre di meno, sempre più lentamente, sempre con più grande fatica. E lui proprio bolliva della rabbia e probabilmente dell'invidia di Liszt che arrivava. Lui, infatti, Wagner scrive Liszt, un inverno, normalmente l'inverno Liszt passava a Roma, ma un inverno, che è stato anche l'inverno quando morì Wagner, Liszt passò a Venezia insieme con Wagner, nel Palazzo Vendramin, almeno 6 settimane. E durante quel periodo ha scritto, non so, 25 pezzi, e Wagner era furibondo, e detestava Wagner, che probabilmente, cioè, che sentiva che suonava, cioè che componeva, e diceva che sta scrivendo, che era del tutto rimbambito con compositore, lui usa un termine più colorito, e che insomma, robaccia, infantile, eccetera, eccetera, insomma, ma però al tempo stesso era probabilmente invidioso di questa creatività continua. Infatti ha continuato a scrivere praticamente fino alla morte, fino a qualche mese, almeno prima che morisse. Però in questo isolamento, questo
separato dal mondo, senza pubblicare, senza far suonare, eccetera. Quindi, in un certo senso siamo fortunati di avere quello che abbiamo, molte cose provate qui e là, ci sono ancora delle grandi lacune, per esempio, così magari sarà una sfida di qualcuno di giovane che si può fare musicologo, si sa, perché sono stati suonati a Roma, che ha fatto versioni per violino e orchestra dei tre sonati di Petrarca, non esistono, non sono mai stati provati. Siccome altre cose sono state provate recentemente anche a Bolo, la maggior parte saranno probabilmente al Vaticano, che è un posto sempre molto difficile per trovare le cose. Altre cose sono state provate a Bologna, per esempio quel concerto, il concerto postumo che è stato un altro concerto in Mi bemolle, che è suonato anche registrato, l'hanno trovato 15 anni fa e era stato diviso. Una parte si trovava a Weimar, l'altra parte si trovava a San Pietroburgo. E siccome erano frammenti e era in Mi bemolle maggiore, qualcuno aveva semplicemente pensato che si trattasse di schizzi per il concerto in Mi bemolle maggiore e che non fosse un pezzo indipendente. Un altro pezzo, che è incompiuto, però che manca solo forse poche battute, il finale, di cui parlavo l'altra sera, questo De Profundis, anche quello è rimasto assolutamente sconosciuto fino a 15 anni fa, quando è stato pubblicato con un... ora anche con varie versioni, varie possibilità per completare, per finire il testo, ma per così dire che lì ancora è un po' un work in progress, come si dice, una cosa, se non abbiamo completato il catalogo delle opere di Liszt, che c'è ancora da scoprire. Prima voglio essere sicuro che... no, vabbè. Io ora andrò a programma perché ci sarà anche moltissimo da dire, quindi questo mi serve, grazie. Quindi io farò, come ho fatto anche qualche volta nel passato, la discussione in ordine cronologico, mentre il programma domani sera è fatto con il logico di programma, logico di concerto, non logico... filologico della conferenza. Quindi, infatti, comincerò col pezzo che è l'ultimo pezzo del programma, che è la sonata in Si minore. Poi si può anche permettere. La sonata in Si minore è una storia, molto significativa e anche triste. Bisogna andare indietro, anche ho già raccontato un pochino questa storia, ma secondo me vale la pena anche che ve lo ripeta, che Liszt ha aiutato Schumann, nonostante Schumann avesse scritto ormai delle cose molto sgradevoli su di Liszt, e ora parlo degli anni 30, cioè 15 anni prima della composizione di questa sonata, quando ancora Liszt stava in fase di grande pianista, brillante, eccetera, eccetera. E Schumann, che era molto irritato dalle volgarità, anche dai grandi successi, anche forse dall'invidia, aveva scritto delle cose che Liszt si è tradito, che è mancante di gusto, è diventato una specie di ciarlatano, eccetera, eccetera. Però aveva bisogno di Liszt per un suo progetto molto, molto caro a suo cuore, il monumento a Beethoven a Bonn, che era diventato un po' una ossessione per Schumann. E che Liszt l'aiuta, praticamente fa tutto, per trovare i soldi, per pagare, per commissionare la scultura di Beethoven e tutto il resto, e per ringraziare Liszt, Schumann gli dedica la fantasia, in Do maggiore, opera 17, che è un suo capolavoro e un pezzo molto collegato anche con il monumento a Beethoven. E Liszt rimane molto commosso, Liszt riconosce subito che questo è un capolavoro. E Liszt dice a Schumann che era molto commosso dalla dedica e dice che io cambierò questa dedica solo quando avrò scritto qualcosa di degno. Liszt, per un compositore, Liszt è sempre straordinario per essere stato anche così diverso, o essere così, sì. E di fatto che aveva già scritto delle cose importanti, ma lui non considerava degno della fantasia di Schumann. E di fatto è solo con la sonata, che forse qui c'è scritto, sì, allora Schumann, si vede molto poco, eccolo, che l'ha dedicato a Schumann, e infatti gliel'ha portato
Purtroppo Schumann stava già male, cominciava verso la pazzia completa. La prima esecuzione assoluta di questa sonata, che normalmente viene considerata come il capolavoro di Liszt, e pensava forse anche lui, è certamente il pezzo che anche quelli, coloro che non amano Liszt, di cui ci sono molti miei colleghi, ammettono che è un pezzo di grandissimo valore e di grandissima importanza storica. Liszt suonò a casa sua a Weimar questa sonata per un gruppo di amici, compresi un certo giovanissimo Johannes Brahms, che era venuto a Weimar per visitare il suo amico Joachim, che era il primo violino dell'orchestra di Liszt. Liszt l'aveva anche fatto venire, eccetera. Brahms non solo, a Brahms non piacque la sonata, ma non solo non piacque, Brahms si addormentò e dice Liszt, anche questo non era tanto male, ma russava molto forte, e dice Liszt ancora, aveva messo i suoi piedi con le scarpe molto sporche su un mobile prezioso. Quindi Liszt non ha fatto buona impressione a Liszt, ma viceversa, quindi era già un inizio infelice per questa sonata. E difatti la stessa cosa si è più o meno ripetuto quando Liszt portò la partitura a Schumann. Schumann era malato, non in grado proprio a Clara assolutamente non piacque e diceva delle cose terribili, anche nelle lettere, eccetera, contro la sonata, continuava a chiamarlo per la mostruosità. Infatti ha cercato addirittura a trovare un modo legale di togliere la dedica. Cioè c'è un modo che si possa legalmente togliere una dedica se non grata. Questo dopo la morte di Robert, comunque, per far vedere. Quindi ha un episodio abbastanza infelice. Però questa sonata veniva considerata come un capolavoro praticamente fin dall'inizio e rimane un pezzo fondamentale di Liszt, anche del romanticismo e anche dello sviluppo della forma musicale e innanzitutto forse dell'armonia, del linguaggio armonico. L'aspetto più famoso di questa sonata come novità è quello di mantenere certe apparenze di una sonata tradizionale in quattro tempi o in tre tempi, però al tempo stesso di avere un solo tempo unitario che contiene tracce della forma sonata originale, quindi di essere contemporaneamente di suggerire una sonata in quattro tempi e di essere di rimanere una grande forma sonata in un tempo. Quindi di aver aperto le possibilità di forma sonata. Io non considero questo come l'innovazione più importante della sonata di Liszt, però è sempre un elemento interessante della sonata di Liszt, che noi la viviamo come una sonata assolutamente unita, ma anche come una sonata in quattro tempi, o in tre tempi con una transizione breve che funziona un po' come scherzo, il passaggio di Fugherco. Per me l'innovazione è diversa, ci sono tante, e poi quelle che hanno influenzato Wagner in modo particolare, che sarebbe innanzitutto il linguaggio armonico. Una delle innovazioni, lo vediamo già in questa prima pagina, dovete cercare di ignorare, su questa ci sono già delle indicazioni di questa mia maestra, ma non sono proprio insultanti, ma ci saranno di proprio insultanti. Lei era innanzitutto seccata, io avevo già registrato questa sonata per Deutsche Grammophon. Allora, lei voleva vedere che io potevo pensare che conoscevo questa sonata, ma io non conoscevo niente, e che lei mi avrebbe fatto vedere, e questa è un po' la sua. Quello che trovo innanzitutto straordinario e come grande innovazione musicale di questa sonata, ma anche dall'inizio, è sia la situazione armonica che la situazione tematica. E la possibilità che lui esplora di creare una situazione dove la distinzione tra tema e motivo offre possibilità di una fertilità straordinaria per la composizione. Forse mi spiego. Normalmente, guardi che già da Medioevo, e certamente da Haydn, l'idea che
un'opera anche estesa in 4 o 5 tempi, eccetera, abbia certi motivi, certe idee musicali che si ripetono, che si manifestano in ogni tempo, eccetera, eccetera, è comunissimo. Non particolarmente tra i romantici, è più comune tra in Beethoven o in Mozart, non è un... è forse troppo cerebrale, normalmente per i romantici. Ma quello che distingue Liszt in questo... è che Liszt prende idee molto importanti in sé, cioè non solo idee musicali che poi vengono sfruttate in molti modi, ma certe idee, nella sonata Liszt sono 5, che hanno una importanza drammatica, musicale, che ci colpisce chiunque in sé, però che si manifestano attraverso moltissime situazioni, che è la situazione che definisce il carattere del motivo musicale. E quindi crea una situazione di grande drammaticità, ma anche di grande flessibilità, che anticipa il leitmotiv wagneriano, sotto molti riguardi, anche in un contesto di composizione strumentale. C'è chi dice, questo è un elemento della sonata che preferisco non spiegare, non esplorare stasera, che la sonata di Liszt è un'altra, vale tante manifestazioni della passione, ossessione, si potrebbe quasi dire, che Liszt aveva per la leggenda del Faust, e innanzitutto il Faust di Goethe, che abbiamo tantissimi altri esempi. È probabile, non è dimostrato. Rao e Brendel per due sono convinti, e loro sono convinti che questi 5 motivi, che poco a poco vi suonerò, hanno anche significati abbastanza specifici, particolari nel contesto drammatico del Faust. E non, siccome non è esplicito, secondo me è forse meglio lasciare un po' stare, però che noi li sentiamo. Il primo è l'inizio del pezzo. Praticamente due caratteri, questo carattere di questo pulsante che fuori battere, che sembra forse il battere del cuore, si potrebbe con un po' di fantasia dire, e questa discesa, questa scala di discesa che cambia. È un elemento che arriva in poche occasioni durante la sonata, ma sempre in momenti molto drammatiche. E non viene, non subisce grandi sviluppi, grande metamorfosi. Sì, qualcuno, per esempio, un momento molto critico. Si sente molto forte, l'idea è abbastanza chiara. Torna alla fine, torna in molte occasioni molto critiche, ma più o meno com'è. Secondo elemento, e subito dopo, molto riconoscibile e non sembrerebbe a prima vista, ma è anche molto molto flessibile, cioè le possibilità di questo sono enormi. E poi certo segue subito sono già 3 dei 5 motivi praticamente consistono di tutto il pezzo. Tutto questo ovviamente noi sentiamo come introduzione, è tipico, non è raro che l'introduzione ci presenti elementi sparsi così, con tanti di questi silenzi molto significativi, molto drammatici, eccetera, eccetera. Però una delle funzioni, e questo è un elemento che vorrei anche sottolineare, uno degli elementi più importanti di una introduzione, normalmente, innanzitutto in forma sonata, è di preparare l'arrivo nella tonalità. Quasi sempre le introduzioni creano una situazione di dominante molto forte, perché il dominante è quello che prepara
la tonalità, il tonico. Per esempio, era molto scioccante all'epoca, ma l'introduzione della prima sinfonia di Beethoven, che comincia... che sarebbe perfettamente in Fa maggiore, e la prima sinfonia in Do maggiore, allora sembrerebbe che lui comincia nella tonalità sbagliata, ma usa Fa maggiore per preparare Do maggiore, infatti. Che è Sol maggiore, che è dominante. Poi fa un lungo passaggio su dominante per preparare per l'arrivo. E anche lì fa la stessa cosa qui. È tutto una preparazione di Si minore, è suonato Si minore. E che sia, la prossima fase arriveremo che sono, non subito, ma quasi pronto. Per l'arrivo. Però, come lui prepara Si minore è già molto significativo e fa vedere già subito come Liszt va verso il futuro e influenza Wagner. Perché è un conto cominciare dal suo dominante, che alla fine è molto vicino. Ma questo, come prepara Si minore, è per noi un mistero. Prepara questa nota che prepara questa nota. Questo è in Si minore. Tutti questi sono situazioni, ora possiamo andare avanti, che almeno ci danno un senso, un po' un preavviso. Ma tutto questo passaggio che segue, siamo arrivati a Si minore, siamo arrivati all'inizio, cioè all'inizio della prima sonata, dal primo tema. Primo tema che consiste in due dei motivi. Sia il terzo che la prima parte del secondo motivo. Quindi il primo tema, e questo è esattamente quello che dicevo, la distinzione tra funzione e motivo. Il primo tema della sonata di Liszt sarebbe, che consiste di due dei motivi, cioè i motivi sono separati dai temi. Il secondo tema consiste esattamente degli stessi motivi. Questo tutti noi viviamo come secondo tema per una serie di motivi, come esperienza. Chi conosce la sonata vive questo momento. Quello è una versione cantabile di... E dopo c'è, ok, e di nuovo le prime note. Quindi lui ha trasformato, è stato straordinario, che il primo tema e il secondo tema di come sonata hanno esattamente gli stessi elementi. Però questo esiste anche in Beethoven. In sé non è questa la novità. La novità è che gli elementi che consistono sono in sé anche motivi importanti, indipendenti, che non esistono indipendenti. È che innanzitutto questo, e ora darò tanti esempi di questo, l'importanza principale non è tanto neanche per il motivo, anche se per Wagner ha aperto, secondo me, molte strade della possibilità di avere il motivo dell'opera non come un elemento fisso, un elemento che è sempre la stessa cosa ogni volta che si sente, come una specie di etichetta, ma una cosa in continuo cambio, continuo sviluppo, continua metamorfose, che offriva la possibilità di avere questo, questo contesto sempre dinamico tra musica e dramma, che è un po' esattamente quello che Wagner cerca di fare nel Ring, e lo fa, secondo me, in gran parte dopo aver conosciuto Liszt. Ma anche, a parte quello, tutto questo passaggio, l'arrivo al dominante per arrivare in Si minore, è pieno di una situazione molto significativa e molto nuova. Che devo parlare un pochettino di teorie musicali, di armonia, che normalmente evito di fare, perché sono poi sarei molto noioso, ma in questo caso credo che sia abbastanza significativo e chiaro, che le dissonanze in sé, che se prendo qui, per esempio, la quarta riga, siamo sempre sull'esempio numero due, vero? Questo ovviamente è dissonante. Non terribile, ma dissonante comunque.
in sé è un accordo possibilissimo anche in Bach, anche forse prima, certamente Mozart e Haydn, perché le dissonanze sono assolutamente possibili, anche desiderate, per creare tensione per la risoluzione. Anche, per esempio, abbiamo visto, ho parlato l'altro giorno, all'inizio dell'invocazione, del primo pezzo di Amori Poi Sicche, fa... sono sempre in movimento, c'è una tensione continua, però che viene subito risolto. Si può fare di tutto quando c'è la risoluzione, nel contesto armonico classico. Quello che è nuovo qui è che la risoluzione dalla risonanza non va verso la risoluzione tonale, ma verso un'altra risonanza. Cioè c'è questa... ma anche qui... Se... l'unico accordo che non è risonanza è stranamente quello di mezzo che prepara un altro risonanza. Andiamo da risonanza a risonanza. E qui almeno sono più o meno lo stesso accordo, ma questo è molto, vedremo se quello sarà sviluppato in modo molto più scioccante. E già qui all'inizio è molto nuovo, è molto importante, e difatti quando Wagner parla che sono diventato un altro ragazzo da quando conosco il nuovo linguaggio armonico di Liszt, parla proprio di questo tipo di cose, di questo non risolvere, anche dopo l'introduzione melodica, che non risolve, cioè che continua a spostare la risoluzione armonica, va da risonanza a risonanza, situazione di tensione a altra tensione, che ovviamente mantiene per molto tempo la tensione armonica. E questo va ovviamente verso, questo noi conosciamo molto più da Wagner che non da Liszt, ma viene da Liszt originalmente, e va verso Schoenberg, va verso la abolizione delle idee armoniche tradizionali. Cioè, perché praticamente se prendiamo questo processo di attenuare, di prolungare la risoluzione ad infinitum, arriviamo a situazioni dove c'è solo la preparazione per qualcosa che non arriva mai. Cioè nel Tristan, per dire, abbiamo più o meno la situazione che la risoluzione arriva tre volte alla fine di ogni atto, e i primi due atti è una risoluzione molto insoddisfacente, l'unica vera risoluzione veramente insoddisfacente umanamente accade poco prima della fine, cioè verso la fine del libro, proprio fine dell'opera, quindi ci fa aspettare 5 ore per la risoluzione. Che crea ovviamente una situazione drammatica particolare, però che fa parte di questo contatto con Liszt. Andiamo avanti. Anzi, qui volevo far vedere anche come un'altra cosa che già lui prende da Beethoven, qui andiamo verso, quindi andrò avanti al prossimo. Se comincio dopo un passaggio di ottave famose, anche lì ci sarebbe da dire una cosa molto importante nella sonata di Liszt, è che questo fatto che i motivi hanno una vita indipendente dai temi significa che la divisione tra esposizione e sviluppo comincia a essere abolito. Praticamente la grande novità della forma musicale nel Novecento, che comincia nuovamente si dice con Debussy, comincia già con Liszt, a dire la verità, comincia già un pochettino con Chopin. Che normalmente nella musica classica c'è l'esposizione dei temi, seguito o da transizioni che possono essere di materiale indipendente, e verso un altro tema, o in una situazione di sviluppo libero, cioè che si prendono materiali dei temi per sviluppare e creare situazioni forse di tensione, di sospensione, per poi tornare all'esposizione. Ma c'è questa divisione, tutte le forme, schematiche o no, erano basate su questa idea. Però Liszt in questa sonata comincia a, nonostante la presenza di certi punti fermi dove noi viviamo, anche se non è così dichiarato, che qui è il primo tema, qui è il secondo tema, qui eccetera, coda o altri punti fermi nella schema della forma sonata, Liszt di mezzo mette sviluppi continui. Cioè, perché voglio ripetere, siccome gli stessi temi sono
consistono di questi motivi che hanno una vita separata e indipendente, non è più possibile veramente di dire, ah, questo è sviluppo dal primo tema, secondo tema, questo semplicemente è transizione. Non, queste divisioni sono più o meno abolite. E questo va non tanto verso Wagner, ma verso il Novecento, l'idea strutturale del Novecento, che è di variazione continua. Cioè, il principio principale della forma musicale del passato è il ritorno. Esposizione, fare qualcosa verso il ritorno, verso ritorni, si ripete. Cioè, invece nel Novecento va verso, non è più questa idea di tornare, di ripetere, ma di sviluppare il modo continuo, le variazioni continue, di variare, di presentare il materiale che viene subito, che subisce subito metamorfosi. E che è proprio il contenuto di queste metamorfosi consiste proprio del passaggio musicale, non non questa divisione tra esposizione e sviluppo. E questo già comincia, nonostante la presenza qui di certi punti fermi, esiste già in questo testo. Questo passaggio qui è già è una transizione, ma certamente anche uno sviluppo. Però io qui volevo far vedere anche come utilizza di nuovo il primo motivo, quello del silenzio. Quindi comincio la terza riga, terza battuta. Il quarto dei cinque motivi, quindi già in poche pagine abbiamo quattro dei cinque, dobbiamo aspettare un po' per il quinto, e questo è sempre molto importante, arriva con, come è scritto qui, grandioso. Volevo poi, il passaggio di prima anche dimostra come Liszt in questo nuovo linguaggio armonico riesce a creare moltissima tensione armonica, cambiando, cioè su questo basso, che è basso dominante di Re maggiore, lui fa, quello che fa e si fa in tutte le sonate del mondo, se in tonalità minore va verso il maggiore, e il maggiore relativo da si minore a re maggiore, però la tensione che crea con questo pedale di la, con cambi sempre di armonia per accrescere la tensione, è l'elemento nuovo. Ok, andiamo avanti. Sì, forse non ancora, si è ancora lì sul numero 4. Sì, facciamo passaggio tra 4 e 5. Comincio dall'ultima riga. Questo è un esempio perfetto di come lo sviluppo viene intercalato, mescolato con già un'esposizione. Siamo praticamente nella fase verso il secondo tema. Abbiamo... era uno sviluppo libero di il motivo numero 2 e ora avremo un sviluppo libero di motivo numero 3 arrivo. E
quello che noi tutti viviamo come secondo tema. Questo assunto tipico, lirico, eccetera, anche se consiste di motivi che già conosciamo. E quindi questo fatto di avere come motivi elementi indipendenti è una grande forza, anche si può dire, liberatoria per Liszt, questa sonata, come struttura, perché può mescolare sviluppo e esposizione liberamente, perché tutto basandosi su questi elementi che hanno una vita in sé, tutto è sviluppo in un certo senso, tutto è variazione, quindi verso la forma da Novecento. Se andiamo avanti, ora si va avanti un bel po'. Ah sì, qui come nella sarebbe arrivato o alla fine del primo tempo o alla fine delle esposizioni, dipende un po' come si vive la sonata, e come può anche creare un'atmosfera di libertà tale che ci possono essere questi interventi anche armonicamente straordinariamente audaci. Se comincio con il secondo riga dove ci sono i tre quarti. E sono risonanze, però non vengono risolte, cioè non c'è risoluzione, questo sono risonanze concepite come sonorità. Beethoven scrive anche, per esempio, nell'Eroica. Quindi usa la risonanza come verso una risoluzione, creiamo. Però quindi c'è e risonante e risoluzione, ma qui non viene risolto, questo va avanti. Se mai forse si risolve lì parzialmente, però non si sente perché è talmente sconnesso che è un'altra cosa, e poi ripete la stessa cosa. Finisce con quella risonanza. Quindi c'è questa situazione di grande libertà, ma anche di queste risonanze non risolte, o dove la risoluzione è talmente sconnessa che non sentiamo la risoluzione come una parte, come la funzione della risonanza. La risonanza esiste in se stessa. Andiamo avanti. Sì, era qui anche questo passaggio che non sono. Quello è un passaggio veramente audace, armonicamente, la seconda riga. È vero che si risolve, ma si risolve dopo quattro battute di risonanze continue, molto, molto. Questo doveva essere veramente tremendo per 1853, però è molto simile a, per esempio, se sono questo è colorato da Tristan, siamo già più o meno in quel mondo armonicamente, molto, molto vicino. Però anche se andiamo a andati sostenuto, abbiamo finalmente il quinto motivo. Introduzioni più o meno. E continua, però è questo tema che ha un carattere tutto particolare e non viene è l'unico dei motivi che non viene assolutamente sviluppato, è un punto fermo. Ripete solo tre volte e sempre più o meno in questo stesso modo. Una volta molto forte, ma altrimenti nello stesso modo. Andiamo avanti. Sì. Ma qui abbiamo anche come struttura un po' il cuore della sonata di Liszt, perché è la media della, come si dice, la sonata è. Abbiamo una metà prima e una metà dopo, e casomai il punto culminante come dramma del pezzo, il momento forse più alto, perché uno delle tante maniere di vedere la sonata di Liszt come costruzione, non solo come sonata in un tempo o sonata in quattro tempi, ma anche come arco con punto culminante di melodramma proprio nel centro, nel cuore, ma anche come
questo è, sarebbe nel tempo lento della sonata in una certa versione, però è anche lo sviluppo della sonata, se vediamo la sonata come una sola sonata unitaria. Non voglio suonare tutto, è il passaggio più drammatico della sonata dove sviluppa un po' tutto. Comincio esempio 8, la quarta riga, e andrò avanti verso esempio 9. Questo è il motivo terzo. Questo è il motivo nuovo che ha introdotto la prima volta, poco prima, insomma, il quinto motivo. Questo sarebbe un po' il passaggio, anche per chi crede nella schema faustiana della sonata, sarebbe un po' la chiave della sonata, del significato della sonata. Però è sempre un momento molto importante, anche armonicamente straordinario. Andiamo avanti. Quello che sarebbe, se caso mai, il terzo tempo, o almeno transizione, 10, sì, grazie, sì. C'è questo passaggio che non ho l'illustrazione esatta, c'è il tubetto, che è questo. Se continua dove sono qua. Ma qua abbiamo un passaggio armonicamente veramente straordinario, quindi che dovrei suonare, comincerò, La terza riga dove c'è scritto forte energico di esempio 10 e andrò avanti fino a 11 un po', ok. Ovviamente questo è la rovescia. Ora, quello è una tecnica molto vecchia, insomma, ma fa molto effetto qui. E anche la mano destra è uno sviluppo dello stesso tema. Sì, quindi tutte e due mani fanno la stessa cosa, ma in gradi sezioni. Al dominante e alla ricapitolazione. Questa è molto, molto forte. Questo qui vediamo forse il caso più chiaro e più estremo di questa tensione armonica di risolvere una risonanza con un'altra risonanza, sempre crescendo la tensione. Questo passaggio Wagner praticamente l'ha rubato intero. Per il preludio del secondo atto del Parsifal, non suonerò ora, ma andate a casa a sentire che anche la stessa tonalità, si minore, e Wagner lo fa anche in modo completamente condensato alla rovescia per concludere il secondo atto di Parsifal, però posso suonare perché è molto breve. Uno dei grandi miracoli armonici di Wagner, però bisogna dire che qui lui ha veramente forse migliorato, ma certamente utilizzato, sfruttato il genero, no, il suocero, lì, sì, che fa. Questa appoggiatura è particolarmente bella, però è esattamente questo, è solo molto condensato. Andiamo avanti.
Sì, andiamo via. Ora c'è la ricapitolazione, coda con le famose ottave, e abbiamo poi anche la coda complessa, sì, numero, siamo al numero 12, che è l'ultima pagina della frase. Abbiamo l'ombra dell'inizio. Ma volevo andare alla terza riga, questo. Tutta la sonata non ha mai veramente trovato risoluzione giusta, va sempre oltre, non risolve armonicamente, e lo fa solo qui, lo può fare, cambiarlo così che armonicamente è molto strano, così strano che molti, innanzitutto tutti i pianisti russi, nell'Ottocento suonavano, e c'è qualcuno ancora che lo fa oggi, spero deve essere. Quello è più dissonante che non, anche se tutti e due sono molto dissonanti. E c'è lì, e che strano che la risoluzione finale è con una modulazione molto strana, cioè una chiusura molto, non o neanche o, ma molto. E poi lui torna un'ultima volta al primo motivo, e finisce con questi accordi magici. Ultima nota misteriosa, che forse è un richiamo all'inizio, ci sono molte maniere diverse di suonare a questo. Una cosa che forse vale la pena dire, che questo è impossibile sapere se Liszt aveva già scritto la sonata con una finale del tutto diverso, trionfante e fortissimo, che per noi è inimmaginabile, che conosciamo questa conclusione così geniale. E pare che Wagner gli avesse detto che così avrebbe rovinato tutto l'effetto di un capolavoro, e che è stato Wagner a convincere Liszt di trovare un'altra soluzione per il finale, che ha trovato questo qua. Se è così vero, dobbiamo dire che dobbiamo ringraziare Wagner, perché sì, hanno pubblicato la versione originale, che è terribile, terribile, e difatti avrebbe sciupato tutta la sonata. Quindi siamo sempre, si finisce trionfante con ottave fortissimo eccetera, invece così è talmente, si vede che lì qualche volta aveva sempre i problemi con nonostante l'alta qualità del materiale, problemi di gusto continuavano anche, sì, appunto, di scrivere il suo capolavoro, di permettere che il suo capolavoro finisca così in pianissimo, non gli costava, insomma, non gli era facile. Ok, andiamo, io dall'ultimo lì. No, non si sa, è interessante, ma probabilmente prima, ma dormiva già, quindi insomma, dormiva già molto prima che arrivassi alla fine, quindi, dunque, ora arrivo a, io suonerò insieme con la sonata tre pezzi dell'ultimo Liszt, che ho selezionato non perché sono i migliori, ma perché sono molto brevi, perché dimostrano molto chiaramente i legami di Liszt, innanzitutto con Bartók, e perché sono tra quelli che non ho suonato qui 6 anni fa. Ecco. Uno di questi è questo, che in questa edizione si chiama quarto Mefistowalzer, anzi sarebbe il quinto Mefistowalzer, è molto meglio noto come Bagatelle senza tonalità. E secondo me è famoso perché questo nome è molto eccitante. Devo dire che non è assolutamente senza tonalità più di molti altri pezzi dell'ultimo Liszt, è senza tonalità, ma questa è una situazione anche abbastanza comune. Thank you.
così via. Ha questo, non so se vi guardate per esempio da Mefistofolca che ho suonato, di tante delle altre cose, a prima vista sembra anche incantevole, cioè grazioso, molto delicato, molto scherzoso, dice anche scherzando, eccetera. Però c'è qualcosa di molto, quasi grottesco, quasi insidioso, quasi, non è certamente una musica, nonostante, forse è più lugubre ancora perché non sembra lugubre, sembra cantante, anzi, ovviamente è dominato da questo elemento intervallico che poi diventa anche armonico, che è tritone, che sarebbe anche l'intervallo del diavolo. Nel Medioevo si evitava perché rappresentava il diavolo, per motivi anche un po' esotici. E lì gioca su questo, se questo veramente doveva essere ancora uno dei, il quinto Mefistofelster, ancora, perché gli ultimi Mefistofelster sono veramente il diavolo che danza, che ride con tono sornione, losco e sinistro, sulle debolezze dell'umanità. E questo è un po' il carattere di questo testo. Andiamo avanti, ho l'esempio proprio come finisce, anche sempre passando su questa armonia strana e completamente inconclusiva. E finisce così. Sì, difatti, questa è l'armonia più ambigua che ci sia, insomma, che non può andare in tutte le direzioni possibili. Quindi senza tonalità si può veramente dire. Andiamo poi al prossimo, che è un pezzo anche molto piccolo, forse non tra i capolavori dell'ultimo list, ma certamente un pezzo molto significativo, che veramente, come vedrete, se noi avessimo non il nome lì sopra, ma il nome Béla Bartók sopra, e se fosse stato scritto 30 anni dopo da Béla Bartók, non sorprenderebbe a nessuno. Si potrebbe benissimo suonare questo pezzo come un pezzo di Béla Bartók e nessuno potrebbe sospettare. Questo nuage gris, nuvole grigie. Da lì sembra abbastanza normale, anche se c'è questo titolo un po', però è un po' minore. E quello che fa? Che comincia a essere veramente strano. Poi continua, ovviamente armonicamente ancora completamente, come dire, misteriosa, non chiaro, non si può definire, non, e sarebbe, anche se non l'ultimo accordo dovrebbe essere il sol minore, gli ultimi due accordi sono... È difficile definire questo come sol minore, insomma. A sol, ci sono, sol è il nostro superiore, ma è l'unico, insomma, altrimenti no. Quindi, però, è un po' questo senso di qualcosa che si sente, che si... immagina che si fosse come un incubo, come qualcosa di percepito ma non con i sensi diretti, come quasi un senso di istinto che anticipa il surrealismo e innanzitutto l'espressionismo. E difatti molti di questi pezzi dell'ultimo list sono una grande anticipazione di tutto quello che è il surrealismo, ma innanzitutto l'espressionismo, nella pittura ma anche nella musica, di Bartók, di Schoenberg, di tanti altri compositori, 30 anni dopo, cioè negli anni prima della Prima Guerra Mondiale, questo dell'81, i grandi anni dell'espressionismo sono esattamente 30 anni dopo, 11, 12, 3, Pierre Rollinet, e fa parte proprio di quel mondo, anche come atmosfera. Il terzo pezzo dell'ultimo list che suono è Sunt Lacrime Rerum, che viene dal terzo anno di pellegrinaggio. E questo, Sunt Lacrime Rerum, voi conoscete meglio di me il latino, riferisce questi, le lacrime di cui sta parlando, sono di nuovo esattamente le stesse lacrime di cui
che scorrevano nel, in funerale, in, in funerale che sono ieri sera, quelli degli dei morti, dei soppressi nella rivoluzione inglese del 48, uccisi o comunque soppressi, imprigionati eccetera dai austriaci con aiuto del, delle truppe russe, e che continuava a ossessionare fino alla fine della sua vita. E invece nell'ultimo periodo lui torna su questo discorso per vari motivi, in parte perché ormai lui insegna a Budapest, è direttore della nuova accademia Franz Liszt a Budapest, dove per lui è molto imbarazzante perché non parla ungherese, deve insegnare solo in tedesco, e dove quindi questo senso del, del ritorno del passato, anche il senso di, della, della coscienza sporca, perché lui non poteva fare niente direttamente, viveva a Weimar in un, con un principe che era alleato con le forze che avevano oppresso e la rivoluzione, hanno ucciso un sacco dei suoi amici, e difatti l'espressione principale di questo momento della vita di Liszt l'ho suonato 6 anni fa, che sono i 7 ritratti di Resino, che sono pezzi anche dell'ultimo Liszt, molto, molto belli, molto strani. Però c'è un altro motivo perché lui proprio alla fine della vita, perché scopre questi modi ungheresi, on mod on guadice, cioè queste scale strane ungheresi, che sono esattamente quelli che Bartók poi, 30 anni dopo, adopererà, e diventano un po' la base armonica e melodica per tutta la musica di Bartók, o gran parte della musica di Bartók. Liszt, ora che passa 3-4 mesi dell'anno a Budapest, comincia a vedere che in Ungheria non c'è solo la tradizione della musica zingara che aveva ispirato le razze ungheresi, che è una cosa popolare, ma c'è anche questa vecchia tradizione di questa musica probabilmente di origine asiatica, che ha queste scale molto strane e crea situazioni armoniche molto insolite e ambigue. Da questa scala strana crea questo tema che sembra molto asiatico, quasi a me, forse perché sono ebreo, sembra quasi ebraico come, come tipo di gioco intervallico. Andiamo avanti. Poi anche qui torna a quello che abbiamo visto in Funeral. Questa ricerca di sonorità di campani, di tabur, cose quasi brutale come sonorità, qui va ancora oltre. Dopo, sì, all'inizio della pagina abbiamo elementi molto chiaramente ungheresi, è molto, questo poteva anche quasi venire da un'arte ungherese, ma se andiamo alla penultima riga dove c'è scritto appassionato, che è quasi, ovviamente non riusciamo neanche più a distinguere le note, questo è un effetto molto molto forte, molto volutamente brutale. Andiamo avanti. Sì, quando per tornare, e qui ha un certo vantaggio, perché tornare a una melodia normale, romantica, ha in questo contesto un senso anche di nostalgia, di come una cosa perduta, o come una cosa di un passato ormai perso e superato. Se andiamo, poi c'è scritto dolcissimo amoroso, la quarta riga. Sì, e ovviamente ungheresi, anche se qui armonicamente è tutto un po' cambiato. E questo secondo me è un pezzo abbastanza straordinario.
Ok, andiamo ora a Debussy. Io ho scelto 4 degli studi di Debussy, anche perché gli studi di Debussy sono forse, certamente, non forse, le opere più avanzate della sua produzione pianistica. Una parola sul rapporto tra Debussy e Liszt, perché quello non è molto noto. Tra Bartok e Liszt è molto chiaro il rapporto. Bartok continuava a parlare di Liszt come suo maestro, come suo esempio, come il fondatore della scuola e il compositore dell'Ottocento che più dirige verso il Novecento, non Wagner ma Liszt. Ma questo anche perché eccetera, questo si può anche capire. Debussy è un caso più particolare. Io personalmente ho un po' un'esperienza personale perché io ho studiato solfeggio a Juilliard con una donna ormai molto anziana all'epoca che era stata un'amante di Debussy da ragazza. E lei parlava sempre di quanto Debussy ammirava Liszt. Questo anche si sa, ha conosciuto Liszt quando era a Roma, dopo aver vinto il premio di Roma. Liszt ha suonato per lui i giochi d'acqua della Villa d'Este, che forse è il pezzo per eccellenza proto-impressionista, che ovviamente vediamo forse più ancora in Ravel, ma anche in Debussy. Tutti gli effetti impressionisti di Debussy si vede già. E poi Debussy conosceva il terzo anno di Pellegrinaggio, da cui viene anche quest'ultimo pezzo, perché è stato pubblicato in Francia. E forse non solo quello, ma questo lo so perché era Debussy lo cita. E difatti Debussy, che da ragazzo era molto wagneriano, e difatti ha dovuto staccarsi da Wagner. Difatti durante la composizione di Teleas scrive a un amico che scrivo e guardo la pagina e ritrovo solo il vecchio Klingsor, che sarebbe Wagner, lo butto via lo cestino e ricomincio da capo. Quindi c'è questo, e difatti c'è un incidente molto famoso di Debussy che aveva scritto un articolo molto anti-wagneriano in un giornale francese a Parigi, e che fa quella sera una festa, un salotto parigino dove si fa molto musica, e la signora della casa lo attacca per questo articolo, dice che lei non conosce neanche Wagner probabilmente, e come risposta lui si mette a pianoforte, suona il preludio del Tristan da memoria, e visibilmente molto commosso si alza e se ne va. Quindi è un episodio anche molto significativo, però lui si fa. E forse, proprio perché Wagner era talmente ormai famoso e si pare con il personaggio, che preferiva dire che no, il compositore del passato che mi ha impressionato, che mi ha incontrato è Liszt, non Wagner. E certamente nella scoperta di un nuovo linguaggio armonico basato sulla dissonanza, la sonorità in sé, non verso la risoluzione, non verso la tensione armonica, più verso, come nell'ultimo list che abbiamo visto, queste armonie che sono semplicemente quello che sono, anche in parte perché risultano da queste scale veresi che non creano le situazioni armoniche che noi conosciamo, che fanno parte del nostro repertorio, che in questo caso forse il mondo armonico libisiano è più vicino a Liszt che non a Wagner. E poi certamente la forma, questa forma di variazione continua nel contesto di musica strumentale viene direttamente da Liszt e che troviamo come la base della grande novità, una grande innovazione di Debussy della forma. Quindi ho scelto 4 studi da suonare, qui non sono nell'ordine del programma, sono nell'ordine del volume, ma insomma è la stessa cosa. Il primo che ho scelto è un ottimo esempio di come le condizioni della composizione possono cambiare completamente il contesto armonico. Questo è il studio per quarte. Si dice quarte in italiano? Quarti, quarte. Le quarte. Perché quello non è quarta, ma è tritone, è un'altra cosa. Che sono completamente consonante, anzi, erano considerate nel Medioevo come una consonanza perfetta, però che crea una situazione molto strana, molto ambigua nel contesto armonico. Se sentiamo, anche sentiamo l'inizio di questo. Dall'inizio. È
molto strano come sonorità, è come il contesto armonico crea quasi il suo linguaggio armonico completamente, anche tecnicamente non esiste, mentre ottave, terzi, c'è una tecnica stabilita, lui cambia o trova nuove possibilità nello studio sia per terze che per ottave, ma in questo, per le quarte inventa praticamente una tecnica che non esiste, quindi è tutto completamente nuovo. Andiamo avanti. Un elemento che Debussy sfrutta in modo, è tutta la sua musica, ma qui in modo particolare, è non abbandona completamente le situazioni armoniche tradizionali, innanzitutto per il contenuto emotivo che possono avere, perché bisogna dire che questo è neutrale, come non abbiamo una reazione, sono delle sonorità, non è una situazione, se sentiamo abbiamo senso di tensione e risoluzione, se sentiamo è tutto un po' neutrale, non abbiamo. Quindi però non abbandona mai completamente la situazione di tensione o di risoluzione, ma mette come un po' di peperoncino in un riso bianco, insomma, come un elemento di e quindi anzi salgono fuori, se comincio qui all'inizio da questo è un momento molto saporito in un contesto cambiando solo un pochettino le note. Un altro elemento molto importante, un elemento importante in Debussy che Liszt proprio non ha, è questo senso di umorismo, questo è spiritoso. Liszt qualche volta può essere anche molto umoroso, però sempre sinistro, sempre un umore molto nero. Qui invece sì. È molto più leggero, cioè non è completamente un altro universo di vista, anche se magari è un erede molto diverso. Andiamo avanti, ora allo studio delle ottave. Ovviamente uno studio per le ottave riferisce subito a Liszt. Liszt era quello che praticamente non ha inventato le ottave per pianoforte, questo è ovvio, esistevano, ma diventano per lui uno dei mezzi innanzitutto per gli effetti virtuosi, cioè i passaggi in ottavi sono sempre un po' i punti culminanti di qualsiasi opera virtuosistica di Liszt. Anche qui, questo è tra gli studi uno dei più virtuosi, più vistosi, diciamo, però contesto, cioè è completamente diverso. Se andiamo al prossimo esempio, vediamo come lui fa, se questo è come passaggio, un uso da tutto insolito, nuovo, delle ottave, ma fa molto effetto, però è nuovo. La prossima pagina che c'è anche è interessante perché dà questo passaggio molto molto nuovo, cioè ottave in un contesto molto debussiano, gradualmente torna all'unico passaggio di questo pezzo che sarebbe un po' le ottave di grandi virtuoso alla Liszt che troveremo. Qui siamo in un passaggio molto di piano, molto difficile a proposito, ma molto molto di piano, e quindi questo passaggio probabilmente è un po' anche un'allusione un po' umorosa alla tecnica cristiana. Andiamo avanti, ora siamo nello studio per le sonorità opposte, che in inglese è tradotto molto strano. Questo è uno studio lento, è tra gli studi più straordinari, più belli anche, perché una ricerca di sonorità straordinaria.
cosa significa, perché qui l'hanno tradotto, le novità opposé in francese, le sonorità opposte sarebbe in italiano, credo. C'è scritto così anche nel programma. Prendiamo da la seconda riga, animando poco a poco. Già qui, il contrasto tra le note sostenute e quelle note non sostenute, è un po' l'idea delle sonorità opposé. Che vediamo anche in molto sottile, vediamo la terza riga, l'ultima battuta, tempo primo. Stato che sono legatissimi e quelli sopra sono puntate. Lì ci vuole un controllo estremo perché non è facile far salire queste cose. Ma è tutto questo gioco e questo studio che è abbastanza straordinario. Un esempio, se andiamo al prossimo esempio, di come Debussy arriva in questo contesto armonico che sembra non particolarmente sì, bello come sonorità, ma non molto espressivo come contenuto emotivo. Comincio già questo passaggio vale la pena essere suonato, animando appassionato. Anche qui vede che c'è la prima battuta è dolce, poi marcato, poi espressivo e penetrante, quindi il pianista deve trovare tre sonorità diverse. Da questo diventa molto, questo è molto romantico quasi, non c'è, per esempio, non c'è la prossima pagina. Quindi trasforma da questa atmosfera molto misteriosa, velata, a qualcosa di molto più passionale. Poi andiamo all'ultimo dei quattro studi, quello per gli arpeggi composti, si dice, composé, sì. Composti nel senso che non sono una solo arpeggio, ma sono... Sì. Qui abbiamo tante quarte, come nello studio per le quarte. A proposito, quarte in Bartok, ce ne sono l'ultimo list per tutti i pezzi, sono piene di quarte, anche gli accordi basati sulle quarte. Anzi, probabilmente Debussy si riferiva un pochettino a Liszt nelle costruzioni di musica sugli accordi in quarte. Se vado già, per esempio, alla quarta riga, vediamo un po' come fa con gli arpeggi anche. Fa tanti effetti molto impressionisti e uno studio che si adatta molto bene all'impressionismo, però anche all'umorismo. Se vediamo, se facciamo facciamo da luminoso, terza riga. E poi andrò avanti alla prossima riunione. Che ovviamente in Liszt non c'è. Nell'Ottocento c'è poco. L'Ottocento è un grandissimo secolo per la musica, ma non un secolo particolarmente marcato, cioè l'umorismo o momenti molto spiritosi, anche perché non c'è ironia, si prendevano molto sul serio. E qui Debussy si sta prendendo un po' in giro. Ok, abbiamo finito con Debussy, torniamo finalmente a Bartok, suono
due testi abbastanza diversi del primo Bartok. Primo sono le quattro nenie, che da ragazzo mi piacevano proprio da morire. Strano che per un ragazzo di 12 anni metteva un programma e quattro nenie, ma mi piacevano. E questi, veramente, io sono convinto, se io, siccome non sono conosciute queste quattro nenie, se io dicevo, anche se io mettessi questi pezzi di programma come quattro pezzi sconosciuti di Liszt, nessuno mi metterebbe in dubbio, perché tutti crederebbero, perché sono moltissimo simile all'ultimo Liszt. Questo forse meno degli altri, anche se il passaggio finale, che non ho qui come illustrazione, è molto listiano all'inizio. Qui abbiamo un tema in scala Guerrete. Questo è quasi Liszt, eh? Vedrete che veramente sembra un'altra Blanche Glee, per dire un esempio. E poi, questo numero 3 in modo particolare, e veramente anche questi accordi molto solenni in quinte, sta molto molto diviso. Anche qui la scala ungherese, una delle scale ungherese. In comune questa atmosfera pesante, lugubre, misteriosa, un po' da incubo, un po' da espressionista, insomma. E poi andiamo, vedete che sono belle, sono molto belle. Andiamo a un altro testo del primo Bartok, questo è stato pubblicato nel 18, ma credo che sia stato scritto durante la prima guerra, che è molto più famoso, la suite opera 14, che un po' vedete molti di voi conoscete. E comincia in una situazione tra Liszt e musica ungherese popolare. E questo è quello che è già molto simile. È come, per esempio, se lui avesse fatto... Sembra una rapida ungherese del primo Liszt, invece facendo sembra l'ultimo Liszt, cioè questo movimento in tritoli è talmente caratteristico dell'ultimo Liszt, cioè prende una melodia più o meno popolare e lo trasferisce in un altro clima, in un altro mondo. Andiamo avanti, il secondo tempo, scherzo, anche qui certe cose sono... Bartok, è solo Bartok, però la situazione armonica assomiglia molto alle usanze dell'ultimo Liszt. E quello lì, io ammetto che non l'avrei mai fatto, quello non l'avrei mai fatto, però questa... Questi che sono accordi, non so, purtroppo non conosco il vocabolario italiano per la musicologia, augmented chords, non so come dire, gli accordi aumentati si dice in inglese, che certamente voi non dite. Sì? Questo è quasi un cliché nell'ultimo Liszt, che è tutta la base di questo tempo. Se poi andiamo, anche questo passaggio che dimostra anche come lui usa un elemento... l'ostinato che okay.
molto cristiano, come, anche come situazione armonica, ma come questo ostinato che assomiglia un pochettino anche già al Mephisto Walter, agli ultimi Mephisto Walter, alla Bagatella senza tonalità, per esempio. Andiamo avanti. Ah sì, a questo non tanto per la somiglianza con Liszt, ma in recesso, è come una trasformazione tematica che trovo proprio geniale, come trova un momento di espressivo nel mezzo di questa musica, sì, molto gaia, molto, però molto fuggente, molto puntata, molto molto dissonante. Dove comincio? Comincio per l'ultima battuta della prima riga. È così bello come trasforma un momento in un'altra atmosfera, sempre usando questo tritone continuo che è un po' la base di questo tempo. Andiamo avanti, poi un certo tempo molto brillante, molto molto rischiato questo. Poi nel prossimo esempio abbiamo, dove siamo? No, andiamo a 15. Sì, 15 qui siamo, e anche lui imita una tecnica molto, molto tipica di Liszt, le ottave alternate. Comincio un po' prima dell'esempio perché sarà impossibile cominciare proprio lì. Sono lì. Abbiamo armonicamente questa situazione tipica dell'ultimo Liszt, però teoricamente questo è molto, molto liszttiano, in un certo senso. È un po' come una revisione. E poi, dove siamo? 16. Sì, è un passaggio molto, molto pianisticamente interessante, anche se molto difficile. Si comincia forse strepitoso, per l'ultima riga. E quello che è interessante, il motivo perché l'avevo avevo voluto anche far vedere questo passaggio, è quanto cambia come sonorità e come novità il fatto di fare il passaggio due ottave distante, e che già fa anche una tecnica che abusa, secondo me, in modo spaventoso Shostakovich, che diventa un cliché che tutto... È tutto sempre così, Shostakovich subito che si sente le due voci così lontane. Però se fosse stato, sarebbe completamente diverso come effetto che sentite, cioè, c'è un'altra sonorità, difficile definire esattamente come o perché, ma cambia completamente la sonorità. Poi andiamo finalmente all'ultimo tempo, che è molto insolito, finisce dopo tre tempi veloci con un tempo lento, sostenuto, e qui lui torna nel mondo delle nenie un po', è molto molto rischiato, innanzitutto il finale che non ho fotocopiato, ma... di nuovo questa atmosfera molto sofferente, secondo me, armonicamente e melodicamente, sempre con queste distorsioni armoniche che arrivano, derivano dalle scale ungheresi, che troviamo qui, secondo me ritroviamo completamente l'atmosfera dell'ultimo Liszt, che alla fine troviamo anche nel Barcock più maturo, dopo la guerra, solo che lì
influenze neoclassiche, altre cose entrano che hanno un po' cambiato, ma in questo Barzak ancora molto ungherese, molto legato alle scale, eccetera, credo che il legame con Liszt è molto molto chiaro. Ok, bene, ho finito. Grazie. Ho visto. Io spero e credo che non sia l'ultima volta, che avremo nel futuro delle occasioni di fare, che ho l'impressione che l'anno prossimo qualcosa si faccia, che le cose sono sempre più difficili, ma non posso dire, non ho firmato il contratto per così dire, ma io credo di poter dire che c'è molta speranza, diciamo, che si continui con queste cose, che abbiamo anche già parlato del tema, che questo tengo segreto, ma prima che ci congediamo c'è qualche domanda? Due domandine veloci proprio. La prima è se esiste un'incisione della versione originale della sonata di Liszt. Con l'acqua finale è fortissimo. Sì. Non che sappia. Sarebbe in un certo senso interessante, ma solo per una specie di interesse, non so, sadico. Ah. E neanche Howard l'ha incisa? Leslie Howard? Sì. Non credo. Questo devo anche chiedergli, ma non credo. C'è un'edizione nuova dove danno, il suo molto piccolo, la versione originale, un po' come hanno fatto con la Fantasy di Schumann. È vero che ora tutti vogliono fare sempre la prima versione, quindi sicuramente qualcuno, se non l'hanno fatto ancora, lo faranno. Ma io non credo che in questo caso di Leslie Howard, conoscendolo, che l'avessi fatto, non lo so. E la seconda domanda è se nella sonata di Liszt possiamo individuare una certa ciclicità, perché lei diceva giustamente che non abbiamo soluzione di continuità, però verso il finale si risentono proprio il terzo tema, poi il secondo e poi il primo, quindi si chiude più o meno come è cominciata. Vero, non ci avevo pensato, ma è anche vero. Vero, sì. Quindi è possibile individuare una specie di cerchio che si chiude? Sì. Sì, assolutamente. Ovviamente non ho parlato in contesto faustiano, ma nel contesto faustiano questa risoluzione alla fine avrebbe un po' il senso della morte di Faust, della morte però della presunta redenzione di Faust. Che lì non è mai così chiaro, sì, nella Faustifonistica che cita le frasi della fine della seconda parte di Faust. Ma normalmente il Liszt rimane sempre un po' sospeso. E nessuno nel Mefistofelide, per esempio, abbiamo il senso che Faust venga salvato. Però sì, sì, magari. Ma non avevo pensato a questo senso questo carino. Sì, sì. Grazie. No, perché alla prima pagina lui presenta il primo motivo che è Yaram Bararina. Poi secondo, che ti da da da, ti da da, e poi terzo, invece sull'ultima pagina lui fa ta 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 da ta ta, ti da da da, e ti da 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 da, quindi in ordine alla rovescia, che sarebbe per chiudere come aperto. Questa è la domanda, è stata questa. È che, chissà, forse, non ci avevo mai pensato, ma chissà. Poi? Corrado non dice niente? No, vabbè. Valordita dalla brillantezza della presentazione, non riesci a dire niente. Ok, grazie. Sì, no, ma tra Bartok è vero che Bartok continuava a sempre ripetere che il pianoforte per lui è uno strumento di percussione. È che non completamente in questi testi, ma certamente lui va verso questo, e difatti basso pianista, si sente, ci sono registrazioni di Bartok che suona, doveva essere un bravo pianista, ha suonato il secondo concerto, che è uno dei pezzi più difficili del repertorio, l'ha creato lui. Io non sono mai, l'unica cosa di Bartok pianista che mi è un po' piaciuto sono le sonate di Scarlatti, che sono belle, ma è un pianista un po' particolare. Pianisti compositori sono
No, ovviamente Liszt è un caso eccezionale. Purtroppo Liszt non ha fatto in tempo per fare la registrazione. Se avessi vissuto solo qualche anno in più avremmo qualcosa, ma è morto nell'86, quindi di Brahms c'è qualcosina, anche se è un po' in dubbio, ma qualche cosina ci sarebbe, ma Brahms sarebbe stato un grande pianista anche lui. Pare che alla fine della vita fosse talmente grosso che non riusciva più a suonare così, che doveva solo suonare così. Ma anch'io arriverò così se non sto attento. È voluto che registri l'ultimo pezzo della suite, no? Io ho sempre avuto la sensazione che ci fossero successivamente influenze, cioè il contrario, di Alban Berg, cioè Alban Berg viceversa aveva probabilmente attinto da questo brano, non so. Non lo so, Alban Berg, ovviamente la sonata di Alban Berg è prima. Sì, del 4, è del 1904. No, dell'8, pubblicato, no, io penso. 4. Sì, nel senso che lui ha cominciato, forse i primi schizzi sì, però cioè il pezzo, io della sonata di Alban Berg anche ho fatto anche qui discussione, perché il problema è che probabilmente una prima versione era anche prima, sì, ma l'ha portata a Schoenberg, e Schoenberg l'ha molto revisionato, sì, e quindi quello che abbiamo è dell'8, quindi, però comunque sia, certamente non conosceva ancora Bartok, non aveva scritto niente, Bartok ha cominciato praticamente, Bartok è più vecchio di Alban Berg, è dell'80 e Berg dell'85, sì, però di Bartok la prima cosa che abbiamo sarebbe forse il quintetto del 1904, che, però quello non sembra Bartok, ma praticamente... Non credo obiettivamente che ci siano influenze dirette. So che Bartok e Berg si conobbero a una riunione della... che avevano invitato Bartok a Vienna in uno di quei concerti che Schoenberg organizzava dopo la prima guerra, nel 20-21, sta questa serie di concerti molto, molto seria, molto famosa, molto importante, quando avevano anche persino invitato Charles Ives, che non è venuto, ma dovevano suonare la Concord Sonata, di Ives, non hanno suonato, l'hanno guardato, ma insomma, però significa insomma che si conoscevano già dopo, e probabilmente lì c'è di mezzo, Berg certamente avrebbe rispettato Bartok con la riserva che purtroppo i compositori tedeschi, austriaci in questo caso, avevano per tutti i compositori non tedeschi. Bartok parlava probabilmente tedesco, ancora a Budapest in quell'epoca si parlava moltissimo tedesco, ma non so quanto avesse preso proprio sul serio Bartok, ma non posso dire, non so. Se questo qui suona come... io non trovo personalmente, io sono forse troppo preso dalla situazione armonica che viene dall'usanza di queste scale. Si riferisce all'ultimo pezzo, ovviamente. L'ultimo pezzo. È bello quanto ama Ver, questo sì, insomma, ma non ci ho pensato. Cioè, non è mai possibile né dimostrare, a meno che... salvo in certi casi molto clamorosi, è sempre difficile dimostrare che non ci sia una somiglianza, perché sono delle cose che qualche volta sentiamo, io sento certe cose e un'altra persona non le sente. Ovviamente sono tendenze della musica del periodo, evidente, questo non è che... Non sì, questo, giusto, cioè, che Berg, innanzitutto i Berg, non tanto della sonata, ma dei pezzi successivi, come Schoenberg nel periodo di Evarton, Piano Lunaire, i pezzi opera 11, sì, pezzi opera 19, pezzi 19, insomma, anche in questo periodo di espressionismo, è che quello hanno in comune, tutti quanti scrivevano in questo modo sofferente, pieno di istinti, di senso di presentimenti, di intenzioni, perché poi noi lo leggiamo col senno di poi, ovviamente, sì, per quello, sì, che è successo. Sì, sì, sì. Poi c'è altro? Allora, ci vediamo domani. Grazie.